Tre giorni di fiera, 200 espositori, 2 km di percorso e circa 25.000 presenze totali. È un bilancio positivo, nonostante alcune critiche, quello della storica fiera di San Bartolomeo a Fano. La nuova location dell'evento, decisa insieme al tavolo tecnico, non è dispiaciuta ai fanesi e ad alcuni esercenti. A fare un primo bilancio è stato l'assessore Etienne Lucarelli. Sicuramente possiamo essere soddisfatti del risultato di questa fiera di San Bartolomeo. Prima di tutto per il percorso era necessaria una riqualificazione, era necessario dare le risposte ai problemi di questi due anni delle attività economiche di Sassonia e quindi era importante rivedere una nuova location che non è mai facile trovare e direi che il risultato di queste sere di partecipazione, nonostante i giorni molto caldi, ma le serate sono state veramente piene, io stesso ho sentito veramente commenti molto positivi degli avventori, ma soprattutto ciò che ci piace è che i commenti molto positivi sono arrivati da tutte le nostre attività economiche che stanno su Viale Adriatico, nella zona Porto, nella zona del Lido, perché insomma hanno tutti lavorato in questi tre giorni di fiera. Tra l'altro, mentre prima si accontentavano soltanto le attività economiche di una parte della zona mare, ora la fiera trocca tre luoghi e quindi questo devo dire è una cosa molto positiva. Ovviamente sono amareggiato e dispiaciuto dei commenti insomma degli operatori di Via Dante Alighieri, ma è chiaro, questo significa che la fiera funziona perché loro stessi commentano che non passando più in quella zona la fiera hanno perso un incasso importante. Ovviamente continueremo a lavorare perché i problemi, le criticità che abbiamo notato siano migliorate. L'assessore con delega agli eventi, turismo e attività economiche e produttive del comune di Fano risponde anche alle lamentele riportate nella giornata di ieri su alcuni quotidiani locali, per lo più da parte degli ambulanti che hanno visto un calo delle vendite. È chiaro che in questo periodo così difficile, aumentando l'inflazione, le persone tendono a spendere un pochettino meno, quindi credo che sia una cosa non di Fano ma a carattere nazionale il fatto che le persone spendano più di meno e che quindi gli stand fieristici abbiano incassato meno rispetto agli altri anni. A mettere tutti d'accordo invece è stato lo spettacolo pirotecnico serale a ridosso sul mare di Sassonia che ha incantato tutti i cittadini, compresi i turisti, in vacanza nella nostra città. Devo dire ero tra il pubblico, quindi insomma l'applauso di chiusura, ma i vari applausi che ci sono stati anche nel corso dello spettacolo, insomma certificano la qualità, la bontà dello spettacolo pirotecnico che mai ha acceso da tutti. Devo fare complimenti a tutti coloro che hanno lavorato, anche la pubblica sicurezza, perché insomma realizzare oggi uno spettacolo di quel tipo significa fare tutta una serie di attività dalla mattina alle 7. Ecco, uno spettacolo ormai tradizionale che ci vuole e veramente tra luci e colori ci danno tante emozioni, anche quest'anno è stato così.